Siamo qui con Domenico Amadeo, coach dell'Olimpica Avellino, che si è qualificata per i prossimi playoff di Serie B. Domenico, grazie per aver accettato il nostro invito. Come ci arrivate a questi spareggi e vi aspettavate all'inizio stagione di poter raggiungere tale obiettivo? Innanzitutto grazie a voi per l'ospitalità. È stato un campionato molto combattuto, sicuramente per la situazione pandemia Covid, quindi all'inizio abbiamo sofferto la parte della preparazione atletica, l'entrata nelle strutture sportive ci ha creato un po' di difficoltà. Poi piano piano da gennaio abbiamo iniziato a mettere i piedi in palestra, a riformare e ricompattare il gruppo. E così passo passo abbiamo iniziato a giocare le gare. I ragazzi sono molto giovani, con l'aiuto di qualche ragazzo esperto abbiamo sicuramente creato un bel gruppo e quindi ci siamo motivati settimana dopo settimana, gara dopo gara, fino al raggiungimento di questo obiettivo dei playoff. Appunto, cosa è cambiato rispetto alla passata stagione? Quali sono le differenze? Le differenze sono, vabbè, a prescindere che abbiamo rinforzato la squadra con atleti mirati rispetto allo scorso anno che abbiamo creato un po' la situazione di mercato all'ultimo momento perché non ci aspettavamo di fare la Serie B se non dopo l'acquisto del titolo e quindi anche sul mercato non avevamo tanto diciamo scelta di atleti. Quest'anno abbiamo immaginato di costruire la squadra con un paio di mesi di anticipo e quindi abbiamo mirato le scelte su alcuni giocatori che poi si sono rivelati la scelta giusta, quindi attraverso poi la società abbiamo costruito questa squadra. Tornando agli spareggi, sul vostro cammino ci sarà Marcianise. Come vi state preparando a questo doppio confronto e che gare vi aspettate? Ci stiamo allenando tanto e bene, stiamo facendo dei test amichevoli sia in casa che in fuori casa, quindi con Marigliano, con la Sax, ci hanno dato la possibilità di provare un po' la squadra. Beh, Marcianise credo che sia una delle squadre più forti del girone, sicuramente insieme a Sorrento e Pozzuoli. È una squadra formata da tanti giocatori esperti, ci sono i fratelli Libraro, sia il palleggiatore Antonio che l'amico Enrico, lo schiacciatore, c'è l'opposto che è molto molto bravo, Tartaglione, al centro abbiamo un ex Irpino che lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Olimpica, Gavino, che sta giocando molto bene. È sicuramente una partita ostica e noi dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi e stiamo preparando la squadra soprattutto su un punto di vista psicologico, andare lì motivati e quindi giocarsi la partita tutto per tutto. In percentuale quante chance c'ha l'Olimpica di arrivare in fondo? Le percentuali sono sempre una cosa difficile, con i numeri di percentuale non vado d'accordo. È una partita difficile, sicuramente ce la giocheremo. Come vi state preparando? Quali sono le parole che ha detto ai suoi atleti in vista appunto di questi spareggi, di questa post-season, dall'alto insomma della sua esperienza anche da atleta, pallavolista, cosa ha detto ai ragazzi? Beh, sicuramente è un momento molto bello quello dei playoff. I ragazzi sanno che comunque abbiamo raccolto tanto, siamo cresciuti tantissimo nelle ultime 3-4 settimane, nelle ultime gare, quindi dobbiamo affrontare la gara con serenità. Sicuramente non dobbiamo sentire troppo la pressione, anche perché la società ci sta vicino a 360 gradi, crede in questo gruppo, in questo staff. Quindi sappiamo bene che formando una squadra con 10 su 14 di Avellino, giovani del vivaio, è qualcosa che ci rende onore e siamo fieri di questo. La società ha lavorato bene anche nel passato, quindi credo fortemente in questo percorso, in questo progetto. E se affrontiamo, ecco, i playoff con maggiore serenità, sicuramente qualcosa di buono possiamo tirare fuori. Cosa significa per voi in questo momento storico rappresentare l'Irpinia? È un momento sicuramente delicato, stiamo attraversando un periodo di pandemia difficile, lo sport, ecco, ad Avellino ha sempre tratto lo sport, devo dire che la città risponde bene, è appassionata sia con il calcio, il basket e il pallavolo, ma anche dagli sport individuali e quindi siamo fieri di rappresentare la pallavolo in questo periodo difficile. Molti ci seguono attraverso lo streaming con le dirette, perché purtroppo non possiamo aprire le porte, diciamo, al pubblico. Siamo convinti che continueranno a seguirci la popolazione irpina e siamo fieri di rappresentare appunto una delle categorie più importanti nazionali. Qual è la cosa che quest'anno l'ha sorpresa di più nei suoi atleti?
Sicuramente la crescita e la voglia di migliorarsi settimana dopo settimana. È un gruppo che si è creato senza rivalità, con le giuste capacità e conoscenze sia tecniche che atletiche. I ragazzi si stanno impegnando, ripeto, allenamento dopo allenamento. Non abbiamo mai perso un'ora di allenamento. Questo è importante. Avere un gruppo di ragazzi giovani che sono lì pronti a misurarsi con le squadre avversarie, approcciano l'allenamento con serenità. Questo ribadisco che sia uno dei concetti chiave per poi far crescere, quindi poca tensione, poche difficoltà, anche nonostante all'inizio siamo partiti con tre sconfitte, quindi si poteva creare un po' di tensione negli spogliatoi, invece non è stato così, ognuno ha seguito il suo ruolo, il suo compito, lo staff è stato in grado appunto di portare avanti questo obiettivo e ne siamo a conoscenza e contenti. Cosa hanno dato, gli elementi più esperti a questo gruppo? Tanto, sicuramente tanto. La prima cosa hanno creato equilibrio. Abbiamo avuto una spinta da Gianmarco Rescignano, un atleta modello perché è un ragazzo serissimo e mi ha sorpreso tantissimo. Tant'è che non ti nascondo che è un atleta che veramente in una squadra occorre, serve tantissimo, come lo stesso Umberto Pecariello che ha creato un equilibrio soprattutto sotto un punto di vista tecnico della ricezione. E poi abbiamo insomma completato insieme a Michele De Prisco anche l'entrata di Andrea D'Avanzo, che è stato un punto di forza nei momenti chiave delle ultime 4-5 gare. In ottica playoff, quali sono secondo lei le compagini favorite? Sicuramente Marcianise, come dicevamo prima, Pozzuoli e Sorrento che ci ha sorpreso tantissimo. Sono ragazzi molto giovani, ma altrettanto ben formati tecnicamente. Nelle scorse settimane si è riformata, diciamo, la FIPAV, c'è anche il nostro Felice Vecchione. Come vede questo nuovo incarico dell'ex presidente del Comitato Irpinia-Sani? Siamo fieri che Felice Vecchione abbia ricoperto un ruolo, una carica soprattutto nazionale, è una persona che è stata sempre disponibile negli anni, io ho cominciato la pallavolo da oltre 15 anni ad Avellino e quindi ho sempre avuto come riferimento Felice che ci ha dato sempre dei consigli utili per crescere sia su un punto di vista pallavolistico, atleta, allenatore, ma anche come societario. Quindi credo che in questo momento avere Felice come riferimento a livelli nazionali sia un momento di vanto anche per noi irpini. Grazie. Grazie a lei.